Buongiorno ragazzi, finalmente oggi pesiamo di più e non per la mia incredibile massa muscolare ma per le tasche piene, perché bene sì ragazzi, come avete letto dal titolo Bitcoin è esploso, Bitcoin ha fatto un incremento pazzesco in questi ultimi 2 giorni e tutto questo grazie a Elon Musk, perché lui ha deciso poco di meno che di investirci 1,5 miliardi tramite Tesla, ovviamente ha avuto un rialzo incredibile, ma comunque in questo video non solo voglio parlarvi di Bitcoin ma anche delle 3 azioni che io ritengo importantissime e su cui io investirò in questo 2021, in cui già ci sto investendo, ma perché comunque credo molto in queste 3 azioni e diciamo che dove il rischio è minimo rispetto a molte altre criptovalute o azioni eccetera eccetera. Ovviamente la prima, stiamo parlando già di Bitcoin, ora vi faccio subito vedere quanto ho guadagnato perché beh, ragazzi è incredibile. Ora in questa ultima notte, c'è stata un'ultima mattina barra notte oggi insomma, quando sto registrando questo video, c'è stato un leggero ribasso perché comunque la gente sta vendendo. C'è stato questo incremento pazzesco e di conseguenza la gente vedendo che i soldi aumentavano in maniera spropositata, ha detto vendo subito perché così mi intasco dei soldi. Io però no, ci credo molto sul lungo termine e quindi io scelgo di lasciarli lì per tanto tempo, e anche perché Bitcoin porterà delle sorprese e tra poco vi spiego anche questa cosa qua e il perché. Comunque voglio farvi vedere attualmente un Bitcoin, quindi tu compri un Bitcoin, ha un valore di 45.000 dollari, un Bitcoin. Come vedete comunque l'incremento nell'ultima settimana è stato veramente pazzesco, tutto questo grazie a Elon Musk che ci ha investito 1,5 miliardi, però comunque solamente ieri ci sono stati 200 miliardi tipo in totale investiti, quindi voi immaginate quante persone, quante aziende, soprattutto più che persone normali, abbiano investito, quindi quanto Bitcoin effettivamente ormai sia una cosa piuttosto sicura. Ma io voglio farvi vedere tramite la mia altra applicazione a quanto ero prima di questa esplosione e a quanto sono arrivato tipo stamattina, ieri, insomma. Sì, stamattina, ho fatto lo screenshot. Ieri sera ho fatto anche un sondaggio su Instagram, il mio profitto su Trading 212 ammontava comunque a 2125. C'era già stato comunque un rialzo grazie appunto a Elon Musk e ho fatto anche un sondaggio chiedendo al pubblico, ai followers, se era il momento di ritirare oppure no. La maggior parte, come vedete, hanno detto ritira, ritira. Io ho detto no, non ritiro ragazzi, e sapete perché? Perché stamattina, oggi, mi sono svegliato che avevo ben 2471 pound, quindi praticamente ho guadagnato in una notte 300 euro, più di 300 euro, e questa cosa è incredibile. Ora però comunque vado a mangiare perché ora è importantissimo, dopo l'allenamento devo seguire la dieta, e se volete vedere comunque anche la mia dieta vi lascio un video qui in alto a destra dove faccio vedere il mio full day of eating della massa, perché in questo momento io sto aumentando di peso, ma non solo per i denari che mi si riempiono nelle tasche ma anche per quanto riguarda la mia massa muscolare. Quindi comunque la mia dieta la trovate comunque sul mio canale qui. Oh, pranzo fatto, tipo uno scodello intero di riso e pollo. Un'altra cosa importante che volevo dirvi e che tante persone mi chiedono, ma che pensavo fosse abbastanza scontata, ma i soldi li puoi ritirare? Ma i soldi come fai a ritirarli? Ma li puoi usare oppure non li puoi usare? Sono tipo finti, no? Perché molti pensano che quei soldi lì non si possono usare, che sono lì, si guadagnano e poi rimangono lì. No ragazzi, quei soldi potete ritirarli in qualsiasi momento e vi arriveranno direttamente sul vostro conto in banca. Ho già fatto vedere come si fa attraverso un video, l'ho fatto io in diretta quando c'era qualche settimana fa GameStop, che avevo guadagnato 200 pound, tipo più di 200 euro, e ho fatto vedere come li ritiravo. In quel video lì ve lo lascio in alto a destra, così potete andare a vedere come si fa a ritirare e la velocità anche in cui vengono ritirati. Comunque ora parliamo un attimino di Bitcoin, che è uno di questi 3 investimenti a cui io sto puntando e sto proprio minando durante questo 2021 e anche nei prossimi anni. Perché questa cosa? Perché ormai Bitcoin, ragazzi, è qualcosa di assolutamente certo. Anni fa, certo, ma funziona, non funziona, sembrava una truffa, sembrava... Io stesso, sapete, da ignorante pensavo, ma sì, Bitcoin, nel 2017, quando andava tanto di moda, no, qualche anno fa, dicevano, compra Bitcoin, come... nessuno sapeva cosa fosse, o ben pochi sapevano cosa fosse, ma che comunque, appena era esploso, tutti poi, e poi subito dopo 2 settimane è crollato, tutti hanno venduto, eccetera, eccetera, e lì poi ha acquistato la fama di una roba
volatile e comunque poco sicura. Invece adesso, ragazzi, ci investono grosse aziende, cioè parliamo dell'uomo più ricco del mondo che ci investe, cioè non il primo scappato di casa, ragazzi, l'uomo più ricco del mondo e che ha in mano un'azienda che fa macchine, le migliori macchine elettriche, che è Tesla. 1,5 miliardi ci ha investito, ragazzi. Oltre al fatto che prossimamente, adesso chissà se nel 2021 o 2022, Tesla metterà a disposizione i suoi prodotti acquistabili in Bitcoin. Cioè, se voi volete comprare un prodotto Tesla, che può essere un ricambio auto o l'auto stessa, potete comprarla con i Bitcoin. E vi dico un'altra cosa, Lamborghini già lo fa, già potete acquistare la Lamborghini con i Bitcoin. E capisco che voi pensate dire, vabbè, ma chi se la può permettere la Lamborghini? Lasciate che vi faccia vedere una cosa molto interessante. Io sono un personal trainer e lavoro in palestra qui a Londra in uno studio privato. Bene, sapete che l'abbonamento da noi, delle vostre lezioncine private da noi con il personal trainer che sono io, potete pagarle non solo in cash, con bonifico, eccetera, ma anche con Bitcoin e Ethereum. Qua potete tranquillamente vederlo, potete comprare con Bitcoin e Ethereum la vostra sessione di allenamento, quindi comunque anche degli acquisti per l'abbonamento in palestra ormai potete comprarli con questa criptovaluta, perché è una valuta digitale, come esattamente come l'euro, ragazzi, semplicemente è una roba virtuale, è una roba online, mettiamola così, usando un gergo proprio, passatemi il termine, è una roba, è una moneta online che fisicamente non c'è, capite? Tutto qui, ma è una moneta che totalmente si può utilizzare per alcuni acquisti, poi nel futuro si potrà utilizzare per molti acquisti. In America già lo fanno, ragazzi, ovviamente, e come vedete anche qui a Londra, anche qui in Inghilterra, alcune cose si possono acquistare anche con gli Ethereum e con i Bitcoin. Quindi ecco perché punto molto su Bitcoin. E il fatto che si potrà comprare dei prodotti Tesla in un futuro significa che Bitcoin è destinato a esplodere, e si dice che arriverà fino a costare anche $500,000. Vi ho fatto vedere prima che attualmente un Bitcoin costa 45,000. Se aumenterà di 10 volte tanto, ragazzi, chi ci investe adesso o chi ci ha investito in passato si farà dei bei soldini. Cioè, immaginate voi, io in questo momento di Bitcoin in in Trading 212, che è un'applicazione dalla quale io investo, no? Quelle che ho fatto vedere negli scorsi video, da cui c'è anche il conto gratuito, il conto demo, su cui potete esercitarvi con soldi finti o potete fare le vostre transazioni e imparare come si fa. Quindi, volendo, potete provare a scaricarla e senza inserire conti bancari, senza inserire soldi vostri, potete utilizzarla come un gioco, no? Come la demo, la classica demo con soldi virtuali. Potete esercitarvi in quel modo, io ho fatto così, quindi vabbè, in qualsiasi caso, comunque io qui, per esempio, ho 2266 pound. Immaginate questa cifra per 10. Se Bitcoin arriverà appunto a 500,000, per 10 fa 22,000, più i 3,000 che ho dall'altra parte, più le varie altre applicazioni in cui ho investito. Immaginate un po' voi, tra magari 3-4 anni, chissà. Ecco cosa si intende per investimento sul lungo termine, ed ecco perché io non ritiro mai. Il secondo investimento è l'azione su cui punto. Ovviamente qual è? L'ho già citata prima, parlando di Bitcoin, ovviamente Tesla, ragazzi, Tesla, auto elettriche. L'auto elettrica, ragazzi, è il futuro. Da anni ormai si sta spingendo verso la roba dell'inquinamento, eccetera, eccetera. E cosa c'è di meglio dell'auto elettrica attualmente? Cioè, ragazzi, e poi parliamo appunto dell'uomo, sempre dell'uomo più ricco del mondo, Elon Musk, che ne è il proprietario. Cioè, non è che dite è un'azienda così che è destinata a fallire, o che comunque è un'azienda un po' così, ma che non si conosce. E cosa stiamo in Tesla? Tutti voi sicuramente avrete visto una Tesla in giro, magari, beh, non tutti, ma comunque si sa che esiste quell'auto. Ed è comunque un brand, chiamola così, destinato a crescere. Ecco perché io ritengo opportuno per me investirci, sul lungo termine ovviamente, perché se voi fate il calcolo che nell'ultimo anno l'incremento è stato del 477%, e non sto mentendo, perché se voi guardate qua in alto, 477%, immaginate tra un altro anno, immaginate tra 2 anni o 3 anni. Dal 2014 Tesla è cresciuta del 4300%, dal 2000 e dal 2013 è cresciuta del 4300%. Cioè, se voi aveste investito un euro, ora ne aveste 4000 e passa dal 2013 a oggi. Quindi, ragazzi, non è che qua stiamo parlando di cose a caso, cioè stiamo parlando di verità che ci sono nel mondo.
E se le persone non le conoscono queste cose, è pura semplice ignoranza. Non fatevi influenzare da quelle persone che vi dicono: eh no, sono tutte truffe, sono tutte cose che non esistono. Ragazzi, l'auto c'è in giro, gira in giro l'auto. È come dire Audi, è come dire Panda, o come dire Lamborghini. Cioè, nel senso, esistono, e Tesla esiste, come Bitcoin esistono, ragazzi. C'è l'abbonamento in palestra che potete comprare, cioè, boh, più di così non so che dirvi. In qualsiasi caso, poi, il terzo investimento, la terza azione, beh, che poi vabbè, Bitcoin non è un'azione ma una criptovaluta, una cosa un po' diversa, però comunque mettiamo la seconda azione, poi ve ne dico anche un'altra, vabbè, su cui io sto investendo e che comunque la vedo abbastanza certa, ed è stata anche sempre nelle mani di Elon Musk, parliamo sempre della persona più ricca del mondo, PayPal. Tutti conosciamo PayPal, giusto? Quali metodi di pagamento, eccetera eccetera, e anche questo, ragazzi, è una roba reale, penso che questo la conoscono praticamente tutti. Ecco, sapete che nell'ultimo anno è cresciuto del 137%. E anche qua io ci ho investito, come vedete, no? C'è la crescita, come vedete, proprio è continua, pam pam pam, è ovvio che poi sale e scende, vabbè, è normale, però comunque sul lungo periodo, come vedete, è una crescita costante. E perché voglio investirci? E io ci ho investito. La terza azione su cui investire, una roba che conoscete ancora meglio, cos'è? Apple. Io cosa ho in mano? Un iPhone. Ecco, io investo su questo marchio. Io investo su Apple, che nell'ultimo anno ha avuto un incremento del 71%, ragazzi, e dal 2013 del 761% è cresciuta Apple. Tutti conoscono Apple, no? E allora, io ci investo, ovviamente. È meglio comprarsi un iPhone da 800 euro o investire quegli 800 euro in un'azione Apple, che sicuramente frutteranno? Quando voi comprate un iPhone, quei soldi li avete spesi, punto e basta, e quando si romperà, veramente dovete comprare un altro, e un altro, e un altro. Non è che il valore di questo iPhone, se voi lo rivendete, cresce. Se voi rivendete il vostro iPhone, non lo rivendete allo stesso prezzo o più di quello per cui l'avete comprato. Se voi investite invece in Apple, ovviamente quello che avete investito cresce. E queste, ragazzi, sono le tre azioni più una criptovaluta, perché Bitcoin, su cui io minerò di brutto quest'anno, e vediamo un po' a fine dell'anno cosa succede. Per il momento, comunque, se avete visto gli scorsi video, se mi seguite su Instagram eccetera, vedete, comunque avete visto quanti soldini sto riuscendo a mettere da parte. Si parla di migliaia di euro, e non qualche centinaio, ma si parla di qualche migliaio di euro, che male non fanno. Io ho iniziato ad investire a settembre, quindi comunque non mi posso ritenere un esperto, non sono un esperto, semplicemente mi sono messo a studiare i mercati azionari, mi sono messo a studiare le criptovalute, ho preso una parte dei miei risparmi che ero pronto a rischiare e perdere, perché ovviamente voi dovete essere consapevoli che tutto quello che investite potete perdere, però li ho investiti e li sto investendo su qualcosa in cui credo fortemente, perché ci sono delle prove. Non è, ragazzi, la lotteria, non è giocare all'otto, non è giocare d'azzardo, ragazzi, è attenzione. Si investe seguendo delle analitiche, seguendo dei dati, e sono cose reali e che esistono, dove l'uomo più ricco del mondo, ripeto, ci investe. E non 2 euro, 5 euro e gratta e vinci, 1,5 miliardi. Continuo a ripeterlo, perché comunque, ragazzi, cioè, non sono patatine. E quindi io, tre azioni, di cui due gestite dall'uomo più ricco del mondo, e io ci investo su quei due, ragazzi. Se è andato lì in alto, dov'è? Un motivo ci sarà. E poi investo su quello anche su cui lui investe, che è appunto Bitcoin. Quindi, ragazzi, vedremo cosa succederà. Per sapere cosa succederà, ovviamente, iscrivetevi al canale attivando soprattutto la campanella, così che non vi perderete tutto questo da farsi. Se vi servono poi dei consigli, dei pareri, magari potete scrivermi, e per quanto la mia capacità, che appunto non è questa granché, magari vi posso dare una mano, vi posso rispondere per quel che posso. Infatti sto creando questi video apposta anche, no, per farvi capire come funziona questo mondo, con un linguaggio molto semplice, molto intuitivo, e non da professore eccetera. Vi faccio vedere le mie esperienze, affinché voi possiate capire come funziona il mercato azionario. Quindi mi raccomando, ragazzi, se il video vi è piaciuto, anche un bel like, scrivetemi nei commenti cosa volete sapere, se volete sapere altro, fatemi qualche domanda a cui io magari posso rispondervi qui su YouTube, crearci un video, o tranquillamente su Instagram, come faccio praticamente tutti i giorni, a qualsiasi ora del giorno. Mi raccomando, piedi per terra, ma sognate sempre in grande, non è mai troppo tardi per iniziare, e un vero eroe è quello che va avanti dove tutti gli altri si fermano. Boom, baby!